che i tuoi sogni siano più duri della pietra affinché la realtà non li possa distruggere. È questo lo spirito che ha dato vita all'evento di beneficenza tenutosi venerdì scorso al Palazzetto dello Sport di Fano, il volley della Befana. 4 squadre in gara, composte dai parroci, giornalisti più avis, politici e medici per la prima volta in campo, hanno affrontato i 4 set per un obiettivo comune, fare del bene. Vincitori la squadra dei politici, che con un risultato di 15-9 ha battuto quella dei giornalisti, classificandosi di conseguenza al secondo posto. Terza squadra classificata i sacerdoti, capitanati dal vescovo Monsignor Andrea Andreozzi, che hanno combattuto il match finale contro i medici, che hanno tenuto il quarto posto. Miglior inizio d'anno non poteva esserci, ed è anche bello dire che dobbiamo fare squadra e anche confrontarci con gli altri, con le altre realtà belle di questa città che animano e che danno vita anche alla solidarietà. Vogliamo sapere come va all'interno la squadra, già si stanno scaldando perché insomma i parroci negli anni scorsi hanno fatto vedere grandi edizioni, quest'anno c'è la punta di diamante. Speriamo di riconfermarci e soprattutto personalmente spero di non fare troppo danno. Un evento patrocinato dal Comune di Fano e sostenuto dalla Proloco, organizzato dall'associazione Noi Insieme, Avis e Vespa Club. Contento per la vittoria della mia squadra, Volley della Befana significa solidarietà, volersi bene, far del bene, e tutte queste persone che sono venute a partecipare, vedendo tante persone nel pubblico, hanno contribuito al successo di questa solidarietà, perché la cosa più bella è il risultato finale, vedere tutti in campo per far del bene è la cosa più bella che uno può ricercare, fin da 11 anni fa, ed è un crescendo ogni anno. Diversi gli ospiti della serata, tra cui Moreno, il rapper italiano vincitore del programma Amici di Maria De Filippi, che è già venuto a Fano in altre occasioni sportive. Sono venuto spesso naturalmente per la Nazionale Cantanti e anche per la mia musica, ma oggi vengo per una giornata speciale, qua attorno a me infatti ci sono tutti i ragazzini anche presenti a questa bella giornata, da poco c'è stato anche un minuto di silenzio comunque anche per ricordare un qualcosa di importante anche in una giornata comunque all'insegna della solidarietà, e c'è di tutto, politici, vescovi, giornalisti, persone della TV, chiunque, tutti insieme uniti per un solo scopo, che è quello comunque della beneficenza e quello di iniziare questo 2024 al meglio e con dei buoni propositi. Moreno è anche campione di freestyle nazionale per Fano TV, per il nostro pubblico che ci sta guardando da casa, un brevissimo freestyle su questa bella serata così al volo con i microfoni di Fano TV. Anche senza loop, perché ho sempre il giusto mood, faccio ancora due rime per i ragazzi di Fano TV. Direttamente, sai, i ragazzi cosa fanno? A Fano vengono qua e festeggiano, se non lo sanno lo sapranno e lo sappiamo. Ma il vero protagonista è stato il cuore. 2200 euro infatti è stato il ricavato della serata a favore dell'associazione Simitu, che intraprende azioni di tutela dei diritti dei pazienti affetti da lesioni cutanee di difficile guarigione. Al termine della serata le Befane del Vespa Club hanno donato le calze piene di caramelle e cioccolate ai bambini, sprigionando gioia e sorrisi sul loro volto. Oh.